Ciao a tutti ragazzi, questo nuovo video spero che vediate una qualità migliore in quanto lo sto registrando con un altro telefono e sapetemi dire sotto nei commenti. Ho deciso di raggruppare i preferiti di febbraio nei preferiti di marzo perché non ho avuto tempo di registrare i preferiti di febbraio, allora voglio farli perché mi dà fastidio non averli e ho deciso di metterli insieme a quelli di marzo. Quindi ci saranno due cose di ognuno. Iniziamo subito dalle canzoni preferite del mese. A febbraio ho ascoltato soprattutto, veramente tantissimo l'ho ascoltata, Shape of You di Ed Sheeran e penso la conosciate tutti. I prossimi 30 minuti sono senza pubblicità. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Conversation with just me and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, start with your body. Last night you were in my room. Now my bed sheets smell like you. Insomma, questa. E invece in questo mese ho ascoltato questa canzone che è Blended Family, What Do You Do For Love? Insomma, questa mi è piaciuta veramente tanto, ho ricontinuato ad ascoltarla perché la conoscevo già come canzone. Sappiatemi dire invece quali sono state vo le vostre canzoni preferite. Come film, telefilm del mese invece, ho continuato a guardare con mia mamma American Horror Story. Abbiamo finito nel mese di febbraio la quarta stagione, nel mese di marzo abbiamo iniziato la quinta stagione e l'abbiamo finita ora e stiamo iniziando la sesta, cioè dobbiamo ancora iniziarla, però insomma sarebbe l'ultima. E altra stagione, invece, altra serie TV che abbiamo continuato è stato Bates Motel, che abbiamo finito la seconda stagione a febbraio e abbiamo iniziato adesso la terza, quindi insomma abbiamo continuato le solite, diciamo. E una cosa che ho iniziato io a vedere, che volevo troppo vederla tutta perché non l'ho mai vista tutta, sì, credetemi, il mondo di Patty, sì, ok, bambinesca dentro, io veramente lo so, però voglio veramente vedere la seconda stagione, ho riniziato la prima perché voglio veramente collegare il tutto, perché quando la prima stagione era piccola l'ho vista tutta, la seconda l'ho iniziata, ma poi hanno smesso di trasmetterla su Sky, la trasmettevano tipo su Sky, allora non l'ho più guardata, quindi sì. Potete disiscrivervi ora che sapete che ho ricominciato a guardare il mondo di Patty. Profumo del mese ce l'ho qua di fianco. Allora, nel mese di febbraio ho cominciato ad utilizzare tanto il Pretty Fabulous, questo era di Avon, e ha un profumo secondo me veramente molto buono. A mia mamma non piace, cioè su di me gli piace, spruzzato così no. Sa totalmente di vaniglia, vaniglia caramellata e a me piace veramente veramente tanto. Sì, infatti anche la confezione è un po' da bambinesca anche questa, però vi assicuro che è veramente buono, cioè almeno a me piace. E invece adesso nel mese di marzo ho utilizzato tantissimo di nuovo Alien e si nota in quanto non si vede, però in trasparenza si vede che il liquido è finito, ragazze, è finito, non ce n'è più dentro. E questo è Alien. Ha una profumazione unica, avvolgente, travolgente, sa di fiori, però hai deciso. È la fine del mondo, andate a provarlo. È veramente buonissimo. Poi amo la confezione, cioè quanto è bella. Come accessorio preferito del mese metto questi che ho addosso, che sono un braccialettino che mi ha regalato mia mamma, preso in una cooperativa. Sì, però significa generosità e insomma mi piace tanto con tutti questi cuoricini e striscioline. Un accessorio che mi hanno regalato al mio 18esimo, che è questo qui, deve essere di Stroili Oro, questo, con questo ciondolino qui, e il braccialetto di Pandora, soprattutto questo bijou qui che sono dei libri. Vedete? Finalmente si vedono le cose, ragazze. Strano ma vero. Questi qui sono dei libri con il gonfetto davanti e sono stracarini.
Prodotti del mese ne ho un sacco perché ho veramente deciso di fare una cosa con la mia makeup collection. Ne ho tanta di roba di makeup, ne ho tanta di roba da ancora testare e provare per bene e continuo ad usare le solite cose, tralasciando i prodotti che magari dovrei finire, tralasciando i prodotti nuovi, continuando ad usare le stesse cose. Mi dà molto fastidio, in quanto a me piace provare novità, mi piace avere un parere personale su un prodotto e quindi ho deciso di cambiare un po' la postazione, cambiare a giro i prodotti che ci sono e insomma mettere in primo piano quelli che dovrei veramente utilizzare. Come accessorio preferito anche metto questo qui che sì, sono i miei capelli, però al di sotto c'è un prodotto dell'Avon che è per fare lo chignon, è una stecca che va arrotolata e chiusa. Se vi interessa un hair tutorial sappiatemelo dire che me lo faccio perché ci vuole un attimo di mano per farlo, però secondo me è molto molto carino. Cominciamo con i prodotti, tenetevi pronti perché sono veramente molti. Allora, proverò a dividerveli per mesi perché appunto sono 2 mesi ma non so se ce la farò. Nel mese di febbraio ho utilizzato tantissimo questo qui insieme a mia mamma. Questo qui è il Blistex e si chiama Daily Lip Conditioner. L'abbiamo utilizzato tantissimo, tanto che infatti all'interno, come possiamo vedere, non ce n'è assolutamente quasi più, si intravede solo il bordino. E questo è buonissimo, sa di menta, piperita tantissimo, idrata tantissimo le labbra, vi toglie le pellicine, vi toglie gli arrossamenti, ha una cremosità unica, non è liquido, non è... È corposo alla maniera giusta, è proprio quasi... non è l'effetto crema da mani, non è quella consistenza, è proprio quasi un gel, intendiamoci, un gel però corposo e a me è piaciuto veramente, veramente tanto. L'abbiamo trovato, vi dico, in edicola, in un giornale e è la fine del mondo, se lo trovate provatelo. Altra cosa che ho amato nel mese di febbraio è stata questa qui, che è la Simil Clair Sonic. Questa in verità è tipo di Amazon e io l'ho amata. Ha le testine intercambiabili, ho utilizzato soprattutto questa qui, che è veramente, veramente molto, molto carina e comoda. E c'è on-off, c'è la velocità più alta, c'è la velocità più bassa ed è spento. E questa qui veramente con i prodottini andare a pulire, vi pulisce tutti i pori in profondità ed è veramente veramente molto molto utile. Mi è piaciuta tanto, poi è rosa quindi top. Altro prodotto che nel mese di febbraio ho testato, ho provato e ho amato è questo qua di Catrice, che è un Prime and Fine Pore Refining Anti-Shine Base. È mattificante, fa durare di più il fondotinta e non contiene oli. Io che ho la pelle mista, questo qua mi fa la pelle matte, soprattutto lo mettevo nelle parti dove io mi lucido più spesso, quindi la zona T, come si può già un po' notare. E non l'ho utilizzato oggi perché sono a casa, non sono neanche quasi truccata, cioè, vedete. E questo veramente mi è piaciuto tanto perché il suo sporco lavoro lo fa, quindi provatelo se lo trovate. Questo tipo neanche a 5 euro l'ho preso, quindi buono, buono, buono. Altro prodottino che ho utilizzato sia nel mese di febbraio che di marzo, e sto amando la follia, è questo qui, che come dice la confezione, è il Too Faced Better Than Sex Mascara, e questo è il prodotto waterproof, perché vedete che la confezione è stratosferica, perché mi piace un sacco, e anche tutte queste bollicine, tralasciando che qui è un po' sporco, ha tutte queste goccioline che sembra veramente andato sott'acqua. E niente, questo c'è, credo che sia il mio mascara preferito di sempre. Lo amo e lo ricomprerò sicuramente. Proverò anche la tonalità, quella normale, che è quella tutto rosa, che è quella non waterproof, ma questo vi giuro, struccarlo ci vuole l'era di Dio Altro perché... prodotto che ho amato sia nel mese di febbraio che di marzo e ho continuato, ricominciato ad utilizzare è questa qui, la Naked Urban Decay Basics. Questa qui è una palettina che avevo già da diverso tempo, ma che ho usato appena comprata e poi non ho più utilizzato. Come possiamo vedere, ha molte tonalità di colore e sono veramente tutte veramente molto belle. Va dal nero più scuro ai marroncini più chiari, a un po' il pescato e al color carne, color panna. È veramente molto versatile, molto carina, compatta e pigmentazione bellissima. E per un look di tutti i giorni è fantastica, quindi veramente top. Altri prodotti che ho
abbinato in combo e che ho amato in tutti e 2 mesi e sto continuando anche adesso ad usare, tranne oggi che ho provato e ho testato una matita a sopracciglia nuova, sono la collezione di Benefit che mi è stata regalata a Natale da un'amica di mia mamma e che ringrazio tantissimo perché le amo. È composta dalla matita per prendere bene le vostre sopracciglia come dovrebbero essere veramente strutturate, il matitone illuminante che si chiama Highbrow ed è bellissimo, compresi i packaging, sono bellissimi. Questa che è a vita, è diventata veramente vita, la matita che si chiama Precisely My Brow Pencil ed è vita, questa qui ha una matita fine che è la fine del mondo. E questo qui che è il Brow Who Conditioning Primer. È il primer per sopracciglia, un gel fantastico che ve le lascia lì ferme, come volete voi per tutta la giornata. Packaging stupendi, prodotti stupendi, prezzo un po' alto, però veramente li valgono tutti, quindi cioè, non so cosa dire di questi prodotti se non che li amo, quindi grazie Benefit per averli inventati. Prodotto che ho utilizzato anche questo tanto nel mese di febbraio, ma anche nel mese di marzo. Ogni giorno prima di andare a letto mi metto questa crema sulle mani, che è il Bacio sotto il Vischio Crema Mani di Bottega Verde, che l'ho fatto vedere nell'haul di Natale. E questo qua è veramente veramente buono. Ha un profumo di vischio veramente buonissimo e anche di cannella, perché appunto è con estratti di cannella e di vischio si sente soprattutto la cannella, che a me l'odore della cannella piace da morire e il vischio pure. E la cannella non mi piace da mangiare, però l'odore secondo me è fenomenale. E poi anche qua il packaging, cioè la fine del mondo. Sempre prima di andare a letto mi metto questa qui dell'Avon, che è la Sleep Therapy, usata tantissimo nel mese di febbraio, ora un po' meno, ma sto ricominciando. La Sleep Therapy Restful Night, che è uno sleep balm. Questo va messo sulle tempie o qui sul retro del polso prima di andare a letto per dormire sogni tranquilli, ha degli estratti di piante che rilassano tantissimo e l'odore ha la consistenza proprio quasi un gel crema. L'odore sa di melone in una maniera formidabile, a me piace tantissimo sia il melone come frutto che come odore, quindi buonissimo. In questo mese di marzo sto utilizzando tantissimo come cipria compatta questa qui della Wet n Wild, il Coverall, era la linea di Coverall, che tra l'altro è munita anche della propria spugnetta e mi sono appena accorta che si è un po' rotta, perché come possiamo vedere c'è un bel buchetto da quanto l'ho utilizzata. E questa qui è la cipria ed è veramente veramente molto pigmentata, infatti secondo me potrebbe fare anche un po' da fondotinta, qui vedete, però quando la mettete va veramente ad opacizzarvi tutto l'incarnato e anche a renderlo veramente compatto e uniforme, quindi veramente veramente molto buona questa. Amata alla follia nel mese di marzo, questa matita qua della Wycon Cosmetics, nella tonalità 02 beige chiaro, c'è scritto qui. E questa è la fine del mondo, ve la swatch, è proprio il colore delle mie labbra. Cioè, dico ve la swatch, ma allora il tratto è grosso perché non ha più punta da quando l'ho usata. La colorazione è questa ed è veramente il colore delle mie labbra, mi fa un colore fantastico ed è molto, si può utilizzare anche per tutte le labbra, quindi proprio da usarla come rossetto perché è stra creamy, però non sbava, rimane matte, quindi fenomenale. Prodottino che sto testando in questi giorni di marzo e sto amando la follia, lo trovate nel mio vlog del canale del di Cosmo Prof, ve lo lascio giù nell'info box. E questa qui è di Sephora, è della numero 13 Marvelous Mauve, che ho su anche oggi e trovate la foto dello swatches sul mio Instagram, che vi lascio il nome, Sugar Fairies and Dreams. E questo qui è fenomenale, l'ho provato andando un po' sul sicuro perché praticamente tutte ce l'hanno, ma non ho mai provato comunque la tinta Sephora ed ero curiosa, quindi questo colore mi piaceva tanto, visto anche dalle altre YouTuber, e ho voluto provare questo, però ne proverò sicuramente altri perché mi piace veramente molto. Anche l'odore è un odore che non ho mai sentito, so proprio di, non saprei descriverlo, è forte come odore, ma è dolce ma non troppo, è veramente buono. Questo è lo scovolino che secondo me è molto molto carino e anche facile da applicare. La colorazione, per chi non la conoscesse, è questa, è proprio un malva fantastico.
E niente, io vorrò provare anche tutte le altre di Sephora perché mi piacciono un sacco come tenuta e tutto. Non seccano assolutamente le labbra. Ultimo prodottino da mostrarvi, ebbene sì, scusate per tutti questi prodotti, è il Mary Luminizer che ho utilizzato tantissimo nel mese di febbraio. Chi non conosce il Mary Luminizer, non lo so, ma come vediamo tutti ha un bel buco. E insomma, questo qua secondo me è la fine del mondo. Ve lo vado a sbocciare da qualche parte, se riesco a prendere i riflessi, perché non so se si vede, che sono abbastanza all'ombra, però si vede, dai, qualcosina. Questo fa un effetto, ok, non sono capace di far vedere gli effetti. Ok, già meglio. Questo fa un effetto bagnato che è la fine del mondo, quindi The Balm Mary Luminizer, grazie anche per questo prodottino qui. Inquadratelo bene perché dovrete andarlo ad acquistare, perché è il migliore illuminante del mondo. Questo ne ho un po'. E ne avevo un po' sul dito e ora ce l'ho sul naso. Bene, a posto. Cibo del mese di febbraio, sinceramente non me lo ricordo più, ma penso che comunque saranno state dolcezze, perché nel mese di febbraio c'era San Valentino, quindi qualche pasticcino, qualche cosina. Abbiamo fatto nel mese di febbraio la festa del mio compleanno, anche se era gennaio, l'ho fatta con i parenti, e abbiamo quindi preso delle paste e tutto, quindi come cibo del mese è quello. Come invece cibo del mese di marzo, io metterei sempre dei dolcetti, perché mio papà è arrivato a casa con una confezione enorme di pasticcini, abbiamo sentito un po' di quelli, proprio quelli di pasta di mandorle che io amo, quindi abbiamo mangiato un po' di quelle schifezzine lì, non va bene, però le abbiamo mangiate lo stesso. Cover del mese di febbraio è stata questa qui, acquistata su AliExpress, e secondo me è molto molto carina. Ha questo effetto di pelle. E ci sono io nel buchino. Qua si vede la mela dell'iPhone ed ha tutte queste rifiniture sia bianche che dorate all'esterno come bumper. E stracarina, è di quelle un po' morbide, ma non troppo. L'ho tenuta tutto il mese perché era veramente molto molto elegante. Cover del mese di marzo invece è questa qui che mi ha regalato una mia amica. Tra l'altro ci sono 300 notifiche di voi. Ringrazio Silvia, che è una fan qui su YouTube, che mi scrive sempre ed è stracarina, quindi ti mando un bacio. E niente, questa qui è la cover, è di quelle morbidose di Tally Whale, ma me l'ha regalata una mia amica che lei non usava più, però cioè è lilla, ragazza, è lilla, quindi cioè guardate com'è Tumblr questa foto, così di mettere con le mie unghie di adesso, bellissima. Niente, quindi questa qua. Foto del mese ve la faccio vedere immediatamente dal telefono, l'ho messa anche su Facebook perché mi piace veramente veramente tanto come è venuta. Questa è la foto del mese e a me piace veramente veramente tanto. Spero si veda. Evento del mese di febbraio è stato San Valentino, che è bellissimo, tutti gli innamorati tranne me perché non ho ragazzo, quindi l'ho passato comunque in famiglia e mi è piaciuto molto. E invece l'evento di marzo non c'è stato niente di particolare, se non che c'è stata la mia prima collaborazione con un'azienda che vedrete presto sul canale, che è FitT, quindi stay tuned perché proverò tanto a fondo i loro prodotti perché mi ispira veramente veramente molto. E quindi stay tuned sul canale perché c'è anche un codice sconto per voi che vi lascerò nell'info box all'uscita del video in collaborazione con FitT. Applicazione del mese di febbraio è stata sicuramente Instagram, che è qua, infatti, se andiamo a vedere, vi faccio Che se vedere. volete seguirmi, ecco qua, mi chiamo così, Sugar Fairies and Dreams. E insomma ci sono tante 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 foto, andate a seguirmi perché sennò siete delle persone molto cattive. Applicazione del mese di marzo è stata sempre Instagram perché mi sono presa veramente la foga di fare. E lettura del mese invece è stata questa qui, per il mese di febbraio, di J.K. Rowling, Animali Fantastici. Notiamo come cavolo è bella questa copertina. Un attimo di silenzio per lei, perché è veramente bella. E invece nel mese di marzo ho letto un po' di ebook, quindi per esempio Il profumo del silenzio, molto molto bello, fa veramente molto pensare quel libro, quindi se non lo conoscete andatelo a leggere. Unghie del mese di febbraio sono state queste qui, che appunto sono su Instagram. Sono state queste. Ho fatto l'effetto marble, due mani diverse, vedete, l'unghia marble era il mignolo e nell'altra era l'anulare con dei glitterini qui. Insomma, bello
mi sono un po' divertita. In quanto al mese di marzo le unghiette sono queste qui. Ho provato per la prima volta in tutta la mia vita a farmi lo stile a mandorla e mi è piaciuto veramente tanto. E la prossima volta come stile mi sa che vorrò farmi lo stesso stile ma un bel po' più a punta, perché qua vedete che è affusolato. L'ho fatta io la ricostruzione, l'ho fatta oggi, l'ho finita oggi. E è ancora marzo, oggi è il 26 marzo, quindi vale per le unghie di marzo. Ho dei glitterini sull'indice, ho le unghie rosa sul pollice a due fiocchetti e qui invece ho i glitterini e questi sticker così e mi piacciono veramente veramente tanto, un po' primaverili e mi piacciono veramente tanto. Io spero che il video vi abbia tenuto compagnia, se sì iscrivetemi, lasciatemi un pollice in su al canale e vi mando tanti tanti baci, al prossimo video, ciao!